Questo è Minecraft. Questo è Minecraft di notte. Questo è Minecraft. Questo è Minecraft con... Oh mio Dio, quello è Freddy! Stormo, in questo momento siamo in una foresta e c'è Freddy che potrebbe attaccarci da un momento all'altro. Avete capito bene, FRZ? Aspetta, cosa? Sì. C'è? C'è Freddy. C'è Freddy. Freddy, quello sì. Brutto, quello meccanico. Quell'orso enorme. Sì, sì, ascoltate. Esatto. Potrebbe essere ovunque, ok? Potrebbe essere davvero ovunque. Io ho portato una torcia così almeno può farci luce, ok? Ma perché è uscito, noi, ti spiego, è uscito appunto fuori dalla sua zona, dalla pizzeria di Freddy, avete capito bene? È uscito. Non lo so come è uscito, ma dobbiamo salvarci, ok? Dobbiamo tentare in tutti i modi di... No, non dire così, chiuditi la bocca, Elox, non è vero, non siamo morti, dobbiamo ritornare a casa prima che lui possa sentirci o vederci. Mi raccomando, iniziate a lasciare un sacco di like in questo momento, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra parte preferita. Vi saluterò nel prossimo video. Ok, perfetto, venite. Che c'è, Zoe? Io mi girerei un attimo per vedere. Oh mio Dio, ok, è scomparso. Ok, ok, tranquilli. Perfetto, possiamo andare via dallo sacchiottone. Fermi. Andiamo via. Il problema è che io non mi ricordo precisamente dove stavano le nostre case, ok? Poi questa foresta è tipo fittissima. Maledizione, devo prendermi la bussola. Lo so, potevi prenderla. Aspetta. Non ho pensato che c'è Freddy. Dobbiamo vedere se ci sono tipo, non lo so, dei marchi di Freddy. O tipo, non lo so, delle impronte, insomma, ecco. Non lo so, potrebbe esserci anche tipo, non lo so, una sorta di graffio che potrebbe essere negli alberi di Freddy. Perché vi ricordo che Freddy comunque è un orso, eh. Attenti. Oh, qua c'è una caverna, venite. Ci nascondiamo qua, almeno per la notte. Sì, sicuro? Aspettiamo che arriva il giorno. Siamo dietro e siamo bloccati qui. Allora, io spero ovviamente di no. Però il problema è che questa caverna ha due uscite. Oddio! Scappate! Oh mio Dio! Via! Aspetta! Ci siete? State andando? Ok, fermi. Tranquilli. Ok, ragazzi, è arrivato... No! Ma come? È stato sicuramente Freddy, stava arrivando il giorno. È vero, ma... L'avrà sicuramente messo Freddy la notte. È sicuro, ne sono convinto, sciabolette. Ma come si permette, porca miseria? Lo so perché ha messo la notte, probabilmente, perché lui di giorno deve essere buono, deve fare i suoi spettacoli. Esatto. Ah, ho capito. Quindi dici che lui sta influenzando il nostro mondo di Minecraft. Può essere. Oh, sciabolette, è la cosa più brutta. Oddio. Come ho detto, andatevene via, ok? Ci ha visto. Ma dove arriva? Non lo so, allora. Aspettate, io mi faccio una bella. Me ne vado sopra un albero. Dietro. Oh mio Dio! Sciabolette! No, è sparito. È sparito. Ok. Non è sparito. Io non ho neanche delle spade, non ho neanche calcolato come possiamo ammazzarlo a questo. È vero, sciabolette. Ascoltate, venite qua sopra gli alberi, ok? Sopra gli alberi magari è molto più sicuro, effettivamente. Non può prenderci sopra gli alberi. C'è un orso, gli orsi si arrampicano sugli alberi. Cosa c'è lì in fondo? Vedo. Non ragazzi, lì c'è della lava, dobbiamo raggiungere, almeno c'è un po' di luce, così almeno non spreco la torcia. Possiamo fare così? Siamo sicuri? È vero, possiamo buttarlo nella lava, magari Freddy, distruggerlo una volta per tutte, Elox. Esatto. Non credo funzioni, eh. Dai, Crucco, sei sempre così tanto negativo. Vai, almeno ci proviamo. Sì. Andiamo. Trompete. L'importante è che quel coso ci lasci in pace, perché veramente io non lo sopporto. Esattamente. Ho paura, ragazzi. Cioè, oddio, non è che mi faccio paura. Però secondo i miei calcoli, se lo buttiamo nella lava, cioè gli fa male, però fai in tempo a uscirne e sopravvivere. Oddio, è passato lì! È lì! È scomparso dietro l'albero, ragazzi. È lì. È ancora lì. Io sono un albero. Ragazzi, state allora dietro la lava. Se noi, tipo, facciamo un giro tondo, capito? Lui è dall'altra parte, noi andiamo dall'altra parte. Sempre tipo così a tondo la lava. Ma se ci appare da dietro? Non ci apparirà da dietro, fidati. Ci butta tutti quanti. No, non ci appare da dietro, fidati. Dov'è Freddy? Okay, dov'è, raga? Lo vedete più? Per questo dico, perché è scomparso. Ed è dietro di te, Freezer! È dietro di te! Ah! Sciabolette, corri, aia! Oh, sciabolette! No. Dov'è? Dietro di me? Ah, no, non è più qua. Ma devi fare il giro tondo. Aia, sciabolette. Ok, fermi. Tranquilli, dall'altra parte. Poi tranquilli. Giro tondo, ragazzi. Giro tondo, bravissimi. Così. Se sì, bravi. Funziona.
Si è buttato. Davvero? Ma è sparito. Di sicuro, Bruco, io non l'ho visto. Ragazzi, ma siamo degli stupidi. Come fa a morire dentro la lava se si può teletrasportare? Cade ed esce, no? Oh no, anche Zoe. Perché Zoe parli troppo? Dimmi. Sciabolette! Corri, corri! Ok, brava, basta, seguitemi. Ragazzi, venite, so io un metodo. Dobbiamo farci una barca. Prendete tutto il legno che vi serve una per farvi una barca. Sì, utilizziamo la barca per utilizzarla per andare fuori da questa terra, ok? Magari non lo so. Freddy forse sta solamente in questo bioma. Probabile, eh? Quindi magari se prendiamo la barca ce ne andiamo via. Funziona. Dovremmo fare una trappola super potente da cui non possa usare i suoi poteri. Ma ti pare che siamo siamo fatti proprio per fare una trappola super potente? Io manco so fare una porta che serve con la redstone. Ok, perfetto. Ah, l'hai fatta già te, perfetto. Siamo qua, Rucco, sbrigati a farti la cosa. Sbrigati, io mi girerei di nuovo. No, possiamo andare. Non è vero. Che è successo? Ok, avete la barca? Avete tutti la barca? Vieni da me, no, come c'è stato più posto, credo. Come l'ho detto, ragazzi, qua c'è la nostra casa. La nostra casa. Oh, sì, okay. Venite. Ci siete? Venite. Sì, oddio, qua dietro di noi, Freddy. Andiamocene a casa, ragazzi. Andate tutti quanti. Andiamo tutti quanti nella casa quella dei nonni della scorsa volta. Va bene, venite. Okay. Aspetta, mi stavo qua sulla barca. Aspetta. Ci siete? Un attimo. No. Ci sono quasi. Meno male che abbiamo trovato qua. Ecco, okay. Crucco, sbrigati, Crucco, sciabolette. Non possiamo aspettare. Stavo sulla barca io. Ok, allora. Adesso abbiamo qua delle trappole, magari, non lo so, da metterle attorno alla casa. Che ne dite? Aspettate un attimo. Oh mio Dio, ma se Zoe, tu lo sai che questa cesta è la cesta trappola? Se esplodeva di nuovo ci faceva dei danni incredibili. Meno male. No, ragazzi, di nuovo notte ha messo. Non è possibile. E no, no, non è che non c'è la luce. Oddio, c'è tutte le torce, è vero. Oddio, come ha fatto? Ancora? Come fa a mettere sempre le torce? Sta togliendo e rimettendo le torce continuamente. Ma che cosa, cavolo? Come è possibile? Scusatemi, non lo capisco. So, la luce se ne va e ritorna. Sciaboletta, andiamo con le barche, via, ok? Avete tutti le barche, giusto? La mia sta dall'altra parte della nave. Un attimo, devo costruirla. Dai, Elox, sbrigati, sto qua a fianco a te, dai. Okay. Elox, sbrigati, è qua Elox, sbrigati, è scomparso Elox, potrebbe essere ovunque, ragazzi. Andiamo, arrivo. Andiamo. Oh, sciabolette. Lo stacchiottone gigante stupendo. Dove andiamo? Ma che stupendo, via, ok. Per non offenderlo. Andiamo nell'altro villaggio, ragazzi, venite nell'albero rosa, magari un altro bioma quello, vedete che tipo c'è il fiume che li divide le terre, magari effettivamente funziona. Venite. Andiamo. Magari non sa nuotare, infatti. Magari non sa nuotare. Quindi forse dobbiamo restare sull'acqua a vita. No, ma non dovremmo restare sull'acqua a vita. Quindi è molto pesante, quindi dovrebbe affondare. Appunto, sciabolette. Ok. Aspetta, Ole. Ma se la barca me la riprendo, non si sa mai. Oddio, hai ragione. Io la lascio lì, magari dobbiamo scappare. Ragazzi, sembra a posto questo luogo. Tu dici? Sì, nel senso che ormai... Aia. Ormai è... purtroppo sapete com'è, no? Si è rotto. È tutto rotto. Sì, andiamo a casa di Zoe almeno. Magari è l'unica intatta, magari ci rimaniamo. Poi ci vorrebbero le torce qua. In realtà non è tanto intatta, c'è il tetto spaccato, tanto per dirvelo, eh. Allora vi faccio. Ah, ok, perfetto, lo sto rifacendo. Adesso, okay. Vabbè, io dormo, ragazzi, buonanotte. Oh, sì, vuoi una mano? Aspetta, sul mio letto, ma via! No, ragazzi, no. Ha tolto di nuovo le torce. Oddio, no. È ancora qua. Anche qui, ancora qui. Perché? La mia casa. Ragazzi, andate via, via. Scappate. Dove? Era dentro casa. Andiamo nella casa segreta, quella sotto di Crucco, ragazzi. Questa qua ma sotto è rotta questa. Lo so, ma magari meglio. Magari sottoterra non ci riesce ad arrivare. Aspetta, in qualche modo. Ma come facciamo a salire poi in casa? Ah, buonanotte. Non lo so, questa sarà la nostra tomba, ragazzi. Almeno già siamo sottoterra. Cavolo, ci fa qua una macchina? Non voglio morire. Vabbè, non capisco. Una macchina? Ma non c'hai nulla nelle ceste, Crucco, Madonna santa. Ho un bunker segreto, non ti metti, non lo so, almeno dei fagioli, quelli tipo per... C'è un pipistrello qui in alto, lo vuoi? No, non credo che ci faccia qualcosa. Ok, aia, Elox.
pipistrello. Ma Zoe è morta. Ah no, è qua, ok. Ok, ragazzi, sembra che le acque si siano calmate. Non è vero, sciabolette, correte via. Ragazzi, ok, Freddy, ragazzi, dove sei?